Bella a tutti ragazzi, io sono FedeHK47 e oggi in questo video vi farò vedere come uscire dalla mappa Sant Mario de Want, che vi farò anche vedere più o meno quello che potrete trovare al di fuori di questa mappa, che ha sicuramente molto da offrire. Prima di tutto dovremo recarci qui in questa parte della mappa e metterci al di sopra di questi pezzi di, diciamo, sacchi di juta, allargarci un pochino, avere lo spazio di corsa e correre in là giù. Ora vi farò vedere e appena mi riuscirà, diciamo, lo vedrete insieme a me. Perfetto, ora che questa parte è riuscita, poi qui ci troveremo, diciamo, bloccati, dovremo allargarci leggermente e andare avanti fino a stare sempre con l'analogico sinistro che va in avanti ma si poggia verso destra così da non cadere. Guardiamo avanti più o meno dove ci troviamo, poi più o meno a questa distanza facciamo un bel salto, ci troviamo qua. Andiamo al di sopra di questo pezzetto, ci buttiamo di qua, sopra questo carro armato, olè, e siamo usciti da Sant Marie Dumont. È figo, veramente un sacco. State attenti a dove passate, controllate sempre sparando per terra dove è, diciamo, solido e dove no. E diciamo che la mappa ha veramente tanto da offrire, diciamo, anche che forse si capisce un po'. Si capisce un po' perché pesa così tanto. Ora io sto andando a cazzo, potrei tranquillamente cadere. Erano anni che aspettavo, diciamo, un ritorno delle possibili uscite dalle mappe, perché io mi ricordo su MV3 lo facevo sempre. Questa qui è veramente un sacco di cose da vedere. Vedete qui ai lati che è tutto baghino così. Però qui è tutto calpestabile tranquillamente. Qui ci stanno tutte queste case, guardate là. Cattedrale lì. Qui anche calpestabile. Anche di qua. Comunque, questo era, diciamo, il video di oggi. Non vi ho portato una partita così a caso su Deathmatch a squadre, ma un video un po' più speciale, e sicuramente se si troveranno altri modi per uscire dalle mappe, ve li porterò sicuramente. Ecco, vedete qui che non mi fa sparare, vuol dire che da questo posto io buttandomi cadrei. Rimanere sulla strada è la cosa più sicura. La mappa è veramente enorme, quindi che dirvi?
Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like se è così e se volete altri video del genere in caso in futuro. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Qui da FedeHK47 è tutto, bella!